Sindaco, il paese del gusto si mette il vestito di festa, no? In occasione della Sagra, un appuntamento ormai consolidato, i 5 giorni a cavallo di Ferragosto. Sì, siamo molto contenti, ma insomma, la macchina ormai è collaudata, siamo alla 53esima edizione della Sagra di Torano Nuovo, del vino, della salsiccia, dei maccheroni e del formaggio fritto. Siamo pronti ad accogliere le migliaia di turisti che arrivano dalle vicine Marche, dalla costa, per trovare questo paese in festa. Un paese che naturalmente si fregia del titolo di Paese del Gusto, di capitale del Montepulciano. Io ricordo che possono tutti assaporare, diciamo, le nostre belle tradizioni, non solo nei 6 giorni di sagra, ma anche durante tutto l'anno, perché abbiamo 8 cantine, perché abbiamo 2 eccellenti ristoranti, perché abbiamo un salumificio, il salumificio Costantini, che ha tagliato il nastro dei 70 anni, quindi tante tradizioni, tante realtà a vocazione agricola, per cui siamo il paese del gusto proprio per questo motivo, e siamo pronti ad accogliere tanti turisti. Quest'anno abbiamo voluto anche diciamo, offrire una opportunità in più, quella di consentire ai turisti che lo volessero di visitare il Museo di Arte Sacra, una perla che abbiamo nel nostro territorio. E, grazie, questo è stato possibile grazie alla disponibilità e alla collaborazione del gruppo Fai Giovani di Teramo, delle ragazze del servizio civile del comune di Torano Nuovo, e ringrazio naturalmente il direttore del museo, il professor Cavarocchi, che ci ha consentito di poter usufruire, diciamo, di poter mettere a disposizione liberamente fruibile questa bella perla. Quindi si mangia, ci si diverte, ci sarà intrattenimento musicale, nella classica Via dei Vini ci sarà il DJ set, la musica è presente nella Piazza Madonna delle Grazie. Insomma, gli ingredienti per il successo ci sono tutti. Aspettaglieremo il nastro lunedì 12 agosto alle 18:30.